13.720 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 111.217 tamponi eseguiti, 528 le vittime per un totale di 60.606 decessi da inizio pandemia. Calano di 72 unità le terapie intensive, 3.382 in tutto, sono 133 in più di ieri i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid per un totale di 30.524. La regione con il maggiore incremento odierno di nuovi casi questa volta è il Veneto. Gli attualmente positivi sono meno 6.487, guariti e dimessi più 19.638. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo, oggi dello 0,8%. Andiamo in Lombardia, 16.757 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi sono 1.562, i guariti dimessi 1.885, i ricoveri in terapia intensiva scendono a 781, meno 26, i ricoveri non in terapia intensiva scendono a 6.362, meno 10, i decessi sono 56, per un totale complessivo di 23.080 da inizio pandemia. Il 40% dei decessi verificatisi per Covid in Italia da inizio pandemia è avvenuto proprio in Lombardia, ovvero 22.252 casi. A livello nazionale l'età media dei deceduti a 80 anni, solo l'1,2%, ovvero 657, era under 50. Il 97% aveva malattie precedenti. È quello che mostra il report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV in Italia. A Vigevano il Covid ha colpito marito e moglie, se ne sono andati a distanza di 3 giorni, ricoverati presso l'ospedale Ducale. Prima Cesarina Frattini, 75 anni, poi Angelo Filighiera, 84 anni, molto noto per il suo ruolo nel mondo dell'atletica. Aveva infatti lavorato al fianco del fondatore dell'Atletica Vigevano, Dante Merlo, a cui è intitolato lo stadio cittadino. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risultata positiva al test Covid, ha lasciato anzitempo la riunione del Consiglio dei Ministri quando ha avuto responso del test rapido. È asintomatica. In autoisolamento i ministri che erano seduti accanto a lei, quello della Giustizia, Bonafede, e degli Esteri, Di Maio. A porte chiuse, mai in diretta TV nell'anno della pandemia, la prima del Teatro alla Scala di Milano è stata messa in scena con una veste totalmente nuova, con i teatri chiusi e con il rischio di nuovi focolai. Il teatro d'opera tra i più famosi al mondo ha rinunciato alla rappresentazione della Lucia di Lammermoor per uno spettacolo di musica e danza. Se era difficile la previsione di neve per i giorni scorsi, ancora più difficile la previsione per martedì 8 dicembre, spiegano i nostri Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli di prontometeo.it. Siamo sul filo di lana con una situazione al limite tra pioggia e neve. È difficile capire dove sarà questo limite, che poi non sarà stabile, ma cambierà con il passare delle ore. Tutte le informazioni comunque aggiornate sul sito prontometeo.it. Queste le notizie principali che potrete trovare come al solito con aggiornamenti e approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle pagine social. Agenzia Creativamente Editore, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.